nuovo. Bentornati su canale di Cimiosi, ragazzi. Bentornati in questo nuovo episodio della carriera. Siamo arrivati probabilmente all'episodio 80. Ci avviciniamo ai 100, ma oggi siamo qui pronti per giocare contro i Minnesota Timberwolves, una squadra molto molto agguerrita, molto giovane, ma non per questo a sottovalutare. Siamo in striscia di 17, se non addirittura 18 vittorie consecutive, adesso non mi ricordo bene. Ci stiamo avvicinando sempre di più alle 20, ci stiamo avvicinando alla storia. A few moments later. Stiamo facendo la storia, signori, perché abbiamo 17 vittorie di fila, ho controllato, e il record di franchigia è 18. Però questa trasferta a Minnesota non sarà per niente facile. Eccoci qua durante il riscaldamento, signori, al Target Center, o forse non si chiama neanche più così, però vabbè. Insomma, in quel di Minnesota. Spero mi supportate questo episodio con tanti mi piace, tanti commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ovviamente. Guardate i quintetti con Victor Oladipo, acquistato nella free agency, quindi attenzione, Zach LaVine dalla panchina. Questi Timberwolves sembrano belli agguerriti, pronti a fermare la nostra win streak di 17 vittorie consecutive. Non male, non male per niente. Come sempre, signori, in descrizione link del PlayStation Italian League, perché ci si può ancora iscrivere, ancora oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno se non sbaglio, sì, per iscriversi al torneo. Quindi mi raccomando, link in descrizione, andate e iscrivetevi per giocare contro di me. Primo pallone toccato, proviamo ad attaccare subito il ferro, non ci marca nessuno. Palla sotto per Westis, gran palla, vengono in due, mancata comunicazione. Apriamo subito le danze con un bel assist, 2-0 per noi. Turno adesso, tra l'altro, tour di trasferte per noi. Quindi la nostra win streak è ancora più in ballo. Tra l'altro, come potete notare, là nell'angolo, adesso forse vi starò zoomando con la magia dell'editing, essendo intanto Dan si fa un appoggio, c'è Wiggins leggermente acciaccato, questo un po' ci avvantaggia, ma se in campo vuol dire che tutto sommato poi così male non sta. Ci ha perso. No. Dai Mike, che cazzo fai? Segna. Tieni Justice, perché devi fare quello step back? Oddio, che bomba ignorantissima di Justice. Spolveriamo un po' di Orange Juice finalmente su questa partita. Vieni Carmeluzzo, portami sto pick and roll. Che coso, è mezzo infortunato, non può marcarti. Palla dentro, mismatch, segna però Anthony. Dai, Dio santo, dai. 30-10 l'ultima partita, se avete visto di sotto. Ma siamo sotto di 7, non ci siamo ancora sbloccati dal punto di vista realizzativo. E ci cambiano, quindi finiremo il primo quarto, virgola. Questo non sia mai successo quest'anno. E difatti siamo sotto di 9. Oh là, subito un bel test per la nostra win streak. Secondo quarto, on the way. Gioco da 3 punti di Karl-Anthony Towns, massimo vantaggio Minnesota Timberwolves 34-21. Più che 34 fanno impressione i 21 punti fatti in un quarto abbondante. Qui ci buttiamo dentro, prendiamo un fallo, finalmente. E mancano i nostri punti, signori. Se ne avessimo 10 saremmo completamente in partita adesso. Ci sblocchiamo, finalmente. Sembra veramente un primo tempo del genere mai fatto in questa carriera. Prova a sbagliarlo, ti ammazzo. Meno 11, signori. Dobbiamo anche cominciare a difendere, però. Segna Porzingis, Dio santo. No, qua sta andando male sta partita, raga. Però qui Dan cerca di fare qualcosa che non è nelle sue corde. Justice, devi passarmi la palla, però. Oh, Dio santo, 3 contro 1, siamo riusciti a buttarlo nel cesso. Anthony, ti prego, ti faccio fare una tripla wide open. Ok, meno 10. L'importante è rimanere nella singola cifra di svantaggio all'intervallo, o se possibile anche qualcosa in meno. Da lì ce la giochiamo. Presa, benissimo. Bravi ragazzi. Pareggio sto tiro dalla media. È il mio tiro, signori. Eccoci qua. Meno 8, signori. Quarto punto appena di serata, ma stiamo scaldando i motori. Bene così. Spezziamo il raddoppio. End one con contro Towns. Secondo fallo di Towns, però. Tutti e due procurati da noi, signori. Che abbiamo spezzato il raddoppio alla grande. Pick and roll tra me e Justice. Tra due guardie, non fisicamente e come altezza lì. Però intanto siamo primi come percentuale di tiri a canestro di squadra. Però dicevo, il nostro pick and roll è abbastanza letale. Soprattutto quando siamo noi in possesso palla. Buono il primo. Meno 6, signori. Come potete vedere, ci siamo riattaccati alla partita. Fate pure meno 5, 12-2 di parziale. Ancora aperto, buono così. E Wesley stiene anche un 1 contro 1 di Carl Anthony Towns. Anthony, sono in transizione, aperto, per il pari. E facciamole vedere queste big boys, perché ce le stiamo dimostrando di averle in questa prima trasferta del nostro tour di trasferte. Mamma mia, signori, mamma mia, pari 38. No, ci cambiano, raga. Adesso finiamo sotto di 15 all'intervallo, ve lo dico.
5, 6, 4, 7, meno 9. Vabbè, dai, almeno non è in doppia cifra. Eravamo tranquillamente in partita anche pari 38, poi sapevo che la simulazione sarebbe andata così. Signori, un primo tempo veramente, veramente difficile. 9 punti e 5 assist non dicono la difficoltà di questo primo tempo. Lavin non ha fatto assolutamente niente, non so perché sta facendo un'intervista, ma adesso concentriamoci sul secondo tempo, dobbiamo andare a vincere e pareggiare il record di franchigia. Si riparte col secondo tempo al target center, era veramente il target center allora, non mi ricordavo male, meno 9, la situazione è molto complicata, soprattutto se Justice comincia subito a far stronzate qui in palleggio. Chiamiamoci un bel pick and roll con Porzingis, siamo anche soli per un bel pareggio e sto tiro, non rilascio perfetto, ma lo segniamo lo stesso. Cominciamo subito mettendoci in ritmo, mettendo due punti a referto, cosa che ci è mancata per un quarto abbondante. Meno 7, la partita è tranquillamente giocabile, signori. Porzingis, che cazzo fai? Ma ti parla la difesa? Rimbalzone, proviamo il cost to cost, ce l'abbiamo nelle nostre corde. Magari viene Towns a farsi il quinto fallo, Spettacolo, signore, adesso devono cambiarlo assolutamente dopo questo tiro libero con rilascio perfetto. Eccolo che se ne esce. Pericolo pubblico numero 1, 2 e non 3, ma 1 e 2 sicuramente dei Minnesota Timberwolves. Meno 3, siamo nuovamente in partita. Bravo Porzingis, gran palla del Lettone. Dagli è così con la fondata del 60 pari, nuovamente pari, stavolta non ci cambieranno, quindi abbiamo la possibilità di far continuare il parziale e andare in vantaggio. Bel rimbalzo in attacco, facciamo saltare Oladipo, non ci fischiano il fallo e sbagliamo, ma ne prendiamo un altro e non molliamo e ne sbagliamo un altro, però Cristo, dai! 7-0 di parziale, eravamo 60 pari se vi potete ricordare, ho tutto gasato, 7-0, torniamo a meno 7, c'era un netto pronto a entrare per il nostro quintetto della muerte con Porzingis e Anthony, se butti via sto pallone ti fucilo, giuro, passami sta palla, non così ovviamente, scusatemi, ho buttato io accesso gli schemi, prendi sto rimbalzo, bravissimo, dalla Porzingis che può andare ad appoggiare, due punti vitali, altro rimbalzo in attacco, sarebbero 3 in due azioni, a caso. Meno 5. Ciao Oladipo, schiacciatona con la mano sinistra, ancora meno 5, diamo un po' una scossa, dai. Dovrebbero essere 17 punti per noi, abbiamo sicuramente arrotondato le medie, ora c'è da vincere la partita, meno 5, time out, ci devono ancora cambiare, io ho paura di quella simulazione. E infatti dopo il time out ci cambiano, simuliamo e che Dio ce la mandi buona, meno 4. Ok, manca un minuto dove cazzo sono, merda, perché mi stanno facendo andare da quella parte, stiamo sulla Vin che non è un gran tiratore, però è comunque pericoloso. Finisce così il terzo quarto, sono un pollo clamoroso, 7-7-7-1, meno 6, a rischio la nostra win streak. Parte ora il quarto quarto, tra l'altro lo cominciamo pure in difesa, come se non bastasse, siamo in marcatura su uno che non sarà Tyler Ullis, non lo so, insomma vabbè, 1x, vai attacca sto ferro, ok, portiamoci a casa tutto, dobbiamo far fare quel sesto fallo a Carlo Antonio Città. Scusatemi, buono il primo con rilascio verde. Quel sesto fallo è vitale per la nostra rimonta 2 su 2 con un po' di brivido. Meno 6, serve almeno una difesa da fare ora. Sì, sesto fallo, fuori Towns. Ha fatto 25 punti in tre quarti praticamente, porca troia, si stava massacrando. Va bene, liberi, puoi anche sbagliare, non me ne frega un cazzo, è fuori Towns, le nostre probabilità di rimonta si alzano assolutamente. Dentro con la moto, altro fallo, e mai una volta che fosse un end-one. Perché questo non è entrato? Dai, che due palle, buono il primo tiro libero, stiamo facendo tanti punti alla lunetta oggi. Meno 6, portiamo a meno 5 i Knicks, arriviamo al ventello, anzi forse ci eravamo già arrivati prima, non sto guardando tanto i punti oggi perché sono un po' teso. Bella merda di pick and roll, però possiamo attaccarlo, l'abbiamo visto, prendere posizione. Wessis, brutto pick and roll, ma poi prende bene posizione e siamo a meno 3, signori, siamo a meno 3. Oh, rilascio perfetto, non ho capito perché non è andato a fare un'entrata, ma rilascio perfetto, mi sto incazzando. Perché Justice non marca Chris Dunn, ha messo 6 bombe e noi passiamo dietro i blocchi, Cristo santo. Bravo Porzingis, così ti voglio, in difesa una volta tanto, buttati dentro, prenditi un altro fallo, dai così, tutti da lunetta se serve li facciamo, non me ne frega un cazzo, bisogna vincere sta partita, altro tiro libero a bersaglio, di nuovo meno 3,
Problema che manca sempre meno tempo. Tiro libero sbagliato anche. Porca la puttana. Penso un po' altri tutti liberi. Stiamo veramente tirando sempre e solo dalla lunetta in questa partita. Va bene così. Ho la tosse e sto morendo dall'ansia di sta partita. Sono mani sudatissime. Meno uno. Dobbiamo fare una difesa e la zampata del sorpasso. Maxi supplementare praticamente. 8-7, 8-6. Rubala. Bel tiro di merda. Altro rimbalzo. Guarda come si è aperto il campo. Buttati dentro Mike. Fanculo tutti. Altri due tiri liberi. Quarto fallo di Chris Dunn. Penso di non aver mai tirato così tanti tiri liberi in vita mia. Buono il primo, signori. Anche se, perché non capisco, rilascio perfetto. Prende 7 volte il ferro. Tiro libero del possibile sorpasso. Convertito con un bel ciuff. Direi 6 punti in fila. 8-8, 8-7. Di nuovo, come sull'80 pari, anche sul 90 pari. 7-0 di parziale. Incredibile. Incredibile. I classici parziali che facciamo noi, questa volta li stiamo subendo. Porzingis ti ho visto, ma neanche troppo. Tornami sta palla. C'è Anthony da solo nell'angolo che può mettere questa tripla a riaprire. Ancora una volta la partita, meno 4, assist. Dobbiamo recuperare una palla a Chris Dunn adesso, assolutamente. No, ti prego, ha sbagliato, via, andare, dentro con la moto. Enduan, nel momento di difficoltà, Cristo santo. Ok, Mike, sapevo che l'avresti fatto quando serviva l'Enduan. E rilascio perfetto, e ce ne andiamo prima che entra la palla. Come i veri, meno uno, persa, rivinta, sta partita, e qua ci avevamo messo la mano su sto pallone, Porzingis torna sul tuo, cosa stai facendo, Oladipo, meno tre, oddio, possibilità di transizione, color Anjuice in possesso palla, questo è un brutto tiro, ma siamo caldi, ma caldi a dir poco. 100 pari, signori. 100 pari. Calma. Adesso piccherò tra me e Mike, che tanto non si sbaglia mai. Che fa anche rima. Sarei anche solo sotto canestro. Non salta. Adesso sì che salta. Adesso prendiamo il fallo. Perfetto. Proprio questo volevo. Altri tiri liberi di Mike Tropeolo. Potremmo aver fatto 40 punti e non me ne sono neanche accorto. È una vita che non guardo quanti punti ho. 2 su 2 e sono 37, non me ne ero neanche accorto, 37, 102, 100, perché è sparito l'Orange Juice? Justice, non triple, no, Anthony, madonna, fuori per falli, Anthony, tiro del pareggio, abbiamo due tiri comunque, e sinceramente ha sbagliato, che lusso, ok, qua la situazione cambia completamente, Justice, non ci provare neanche. Dammi sta palla immediatamente, occhio al raddoppio che arriva per mano dei Minnesota Timberwolves. Ci marca con Aldridge, dobbiamo assolutamente attaccarlo in palleggio prima che ci raddoppiano. C'è Justice aperto, for the dagger. Sbaglia, non chiamano timeout. Occhio. No, Porzingis, fai qualcosa, ha sbagliato il rimbalzo. Perché non l'ha presa il mio giocatore? Ha saltato a vuoto, non ci credo, ho perso per un'animazione. Io non ci voglio credere. 0.2 e adesso dobbiamo inventarci un alley-oop, signori. E non avremo neanche il tempo di farlo perché Mario Chalmers sicuramente non ci passerà la palla e lo sapevo. E finisce così. Io veramente sono senza parole. No, adesso vorrei avere il replay dell'ultima azione per vedere, cioè, ce l'ho nella mia testa, ma spero di aver visto sbagliato, perché ha sbagliato, io ho saltato, premuto triangolo, ha saltato, ha fatto così e non l'ha presa, perché l'animazione ha saltato sbagliato. Dio santo! Va bene, signori. Purtroppo la nostra win streak è finita, 17, si è fermata, non abbiamo battuto il record di franchigia. Ovviamente possiamo rifarla un'altra win streak, ma dubito che ne arriveremo subito a altre 20, insomma la vedo dura. Spero che questo video sia piaciuto, perlomeno è stata una partita tirata fino all'ultimo decimo di secondo. Sono sicuro che a voi vi è piaciuto, supportatemi con un bel mi piace anche se abbiamo perso. Iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, i miei social sono in descrizione e ci vediamo domani con un nuovo video. Bella! I'll tell you all.